Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Da Oriente l'aria più fresca che sta fluendo lungo le regioni adriatiche, mescolandosi ad aria più mite e umida di origine mediterranea, ha generato precipitazioni su tutto il nord e centro Italia. Queste precipitazioni interesseranno anche il sud, ma nei prossimi giorni l'instabilità andrà colmandosi per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, in espansione dall'Europa occidentale. Pertanto i cieli risulteranno sempre più soleggiati. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per giovedì 22 settembre. Il cielo al mattino si presenterà sereno sulla Puglia settentrionale e il nord della Basilicata, più nuvoloso ma senza precipitazioni su Puglia centrale e Salento. Nel pomeriggio sviluppo di temporali a partire dal Potentino, in estensione a Materano e zone interne da nord a sud della Puglia. In serata insisteranno fenomeni più o meno diffusi tra subappennino, foggiano e coste adriatiche, meglio sulle restanti zone. Le temperature, come notiamo dalla grafica, subiranno un sensibile calo, sia nelle massime che nelle minime. I venti soffieranno da maestrale, da deboli a moderati su tutti i settori, più forti lungo le coste adriatiche. I mari da poco mossi a mossi l'Adriatico che lo Ionio. Oggi per il consueto appuntamento con la foto del giorno vi mostriamo un'istantanea suggestiva ripresa dalla webcam del Monte Caccia, situata a circa 700 metri nel territorio dell'Alta Murgia. Ritrae la tempesta di fulmini che ha colpito le province della Bat e Bari nella notte tra il 16 e il 17 settembre. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.